Federico Fanti, buttata via una vittoria assolutamente alla portata, siamo ora a pari punti con la quinta e a un punto dallo stare fuori dalla zona playoff. Domenica non si potrà neanche pareggiare per tenere classifica e soprattutto il morale. Siete consapevoli di questo? Buonasera a tutti, sì, purtroppo domenica scorsa, ieri, è andata così la partita, al 91esimo mi sembra, 91esimo, abbiamo preso il secondo gol. Sì, domenica contro l'Asto pure con le mani bisogna fare gol, dobbiamo per forza vincere anche perché per portare il morale alto, perché veniamo da due sconfitte e un pareggio contro Jesi. Di domenica scorsa, e quindi domenica contro l'Asso bisogna vincere a tutti quanti i costi. Al secondo tempo della partita contro la Jesina abbiamo visto una difesa non del tutto compatta, prendendo un gol al primo minuto e rischiando anche al terzo di prendere il secondo. Quale pensi sia stato il problema? Sì, vabbè, sono stati due errori individuali, ma hanno fatto una grossa partita, secondo me, ragazzi in campo. Ci può stare, dai, ci può stare. Purtroppo una svista difensiva ogni tanto ci può stare, dai. Domenica incontreremo la Vastese in casa e avremo bisogno di conquistare 3 punti. Ti senti di rivolgere un invito ai nostri sostenitori? Ma io fino ad oggi mi hanno sempre fatto contento i tifosi, i miei ultras, diciamo. E anche domenica sicuramente la curva sarà piena perché è un derby sentito contro l'Asto e poi ripeto, abbiamo bisogno di punti per rimanere lì. Quindi abbiamo bisogno del 12° uomo in Sempre, campo. sempre, come sempre. Forza Lezzano.